Ciao ragazzi, sono Giulia e studio medicina all'Università di Roma Tor Vergata. Prima di cominciare questo video voglio invitarvi a seguire il nostro canale YouTube e tutti gli altri canali social dove postiamo ogni giorno dei contenuti per tutti voi studenti, a partire dal consigli sullo studio fino a consigli sull'alimentazione e sullo sport, questo perché non siamo solo studenti ma siamo persone e dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Abbiamo realizzato questo video per rispondere a tutte le vostre assumption, quindi falsi miti, dubbi, curiosità che stanno dietro la realtà di Ordinatamente, perché spesso non è tutto come sembra. Io ho il mio magico telefono giallo, non a caso, e partiamo con il rispondere alle prime domande. La prima domanda è: imparate tutto a memoria? Caro utente, no, non impariamo tutto a memoria, questo perché Ordinatamente non è un corso solo ed esclusivamente su tecniche di memoria. Al contrario, noi insegniamo un metodo di studio dalla A alla Z che segua passo passo lo studente verso la sua preparazione dell'esame, considerando tutti i fattori e non solo ed esclusivamente la mole di informazioni da ricordare. Il metodo di studio è diverso per tutti. Assolutissimamente vero, infatti noi non pretendiamo di dire il contrario e non ci azzardiamo a dire il contrario. Infatti, fare il corso di Ordinatamente non significa entrare poi nell'esercito. Noi vi diamo gli strumenti per poter realizzare un qualcosa. Dopodiché, prendere la tela e effettivamente disegnare la tela sta al singolo studente. Questo perché il metodo può tranquillamente essere plasmato su ciascuno di noi, su ciascuno di voi. Quindi noi vi diamo gli strumenti. Come utilizzarli poi deve partire solo ed esclusivamente da voi. La gente si laurea bene e in corso da sempre. Non è strettamente necessario fare un corso per capire come studiare. Vero? Ma è anche vero l'altro lato della medaglia. Ci sono persone che faticano a studiare, che si laureano fuori corso. O ancora ci sono persone che si laureano in corso, anche a buoni voti, ma a che prezzo? Al prezzo di passare 6 anni, 5 anni, 3 anni, incollati su una sedia davanti a un tavolo con il libro aperto. Ora, la vita di uno studente non può e non deve assolutamente essere questa. Prendiamo come esempio la mia storia, che avete potuto ascoltare nel video Storytime pubblicato qualche settimana fa sul nostro canale YouTube, che vi invito a seguire. Io sono rimasta indietro con gli esami perché mi sono immatricolata tardi a medicina e perché ho perso tutta la prima sessione. Inoltre, era in corso una pandemia, quindi non ho potuto fare il corso. Di conseguenza, mi sono rimboccata le maniche e prima di fare il corso di Ordinatamente, io comunque sono riuscita a recuperare tutti gli esami che avevo indietro, ma a che prezzo? Al prezzo che io mi svegliavo alle 7 del mattino e mi alzavo dalla sedia alle 10 di sera, studiando 13 ore al giorno e non facendo altro della mia vita. Questo non è uno stile di vita sostenibile per nessuno e non è giusto che l'università comporti questo sacrificio, che chieda questo sacrificio ai propri studenti. Uno studente deve essere libero di coltivare i propri interessi che vadano al di là della propria carriera universitaria. Questo perché l'università deve costituire solo un tassello della nostra vita, non deve rappresentare l'intero quadro. Quindi è vero, la gente si laurea da sempre senza bisogno di fare un corso di metodo di studio, ma è anche vero che c'è gente che vuole essere altro, oltre che uno studente di medicina, oltre che uno studente di giurisprudenza. Quindi è giusto che esista un corso sul metodo di studio che ci offra la possibilità di essere anche altro, oltre che studenti. Ho paura di studiare in maniera troppo riassuntiva. Hai paura di studiare in maniera troppo riassuntiva? Questo perché esistono tante voci sul nostro corso. Una di queste è che noi impariamo solo ed esclusivamente le parole chiave e che le memorizziamo con le tecniche di memoria. È vero, facciamo anche questo, ma Ordinatamente insegna anche a fare una comprensione attiva, una comprensione efficace che davvero metta in moto il nostro cervello e non solo la nostra mano per evidenziare tutta la pagina. Ordinatamente insegna a collegare le informazioni che noi abbiamo, a considerare anche il nostro bagaglio culturale che abbiamo alle spalle dagli esami precedenti, dalla nostra cultura generale, oltre che le semplici informazioni che ci sta dando il testo che stiamo leggendo in quel preciso momento. Le parole chiave sono uno strumento per far partire il ragionamento, ma non sono il fulcro, il focus di Ordinatamente. Insegnate un solo metodo di sottolineatura, i cerchietti, mentre ce ne sono anche altri. È vero, noi insegniamo i cerchietti. Perché insegniamo i cerchietti? Perché secondo la nostra esperienza e le esperienze dei nostri corsisti, che ormai sono più di 1000, risulta più efficace mettere a fuoco un'informazione chiave attraverso un cerchio piuttosto che utilizzare gli altri metodi di sottolineatura che esistono. Avete copiato nome di un competitor che non citerò in questo video, solo applicando
limitandolo alle materie scientifiche. No. Nel senso che, rispetto al focus del competitor, ordinatamente in realtà ha tutto un altro obiettivo. Il metodo del competitor si basa sul ricordare le informazioni solo ed esclusivamente per passare l'esame. Il punto di ordinatamente è quello che voi ricordiate le informazioni non solo perché dovete passare l'esame, ma perché voi dovrete essere in grado di fare al meglio il vostro lavoro, ricordando tutte le informazioni che avete studiato in 6 anni, 5 anni di università. Non è giusto che voi studiate solo ed esclusivamente per passare l'esame, per fare contento il professore. Voi dovete studiare solo ed esclusivamente per voi stessi e per il professionista che volete essere un domani. Dite di seguire nel post corso, ma avere un gruppo Telegram è seguire? Allora, anche perché oggi siamo tutto il tempo attaccati al nostro telefono e Telegram è come WhatsApp. Quanto ci impiegate voi a rispondere a un messaggino WhatsApp? 2 secondi. Ed è lo stesso tempo che i coach e tutti gli altri corsisti in questo gruppo Telegram ci mettono a rispondere a tutte le vostre domande. Ma oltre a questo, ordinatamente non offre solo un gruppo Telegram. Esiste un'aula studio aperta 24 ore su 24 su Google Meet che noi offriamo a tutti i nostri studenti alla fine del corso, in cui potranno trovare sempre un coach che nelle pause si mette a disposizione per rispondere a qualsiasi dubbio, a qualsiasi domanda, ovviamente in modo assolutissimamente gratuito. Da come se ne parla sembra magia. Non è questione di magia. Dentro ordinatamente siamo anche tutti un po' delle fatine e dei fatini, ma penso che si abbia questo risvolto di noi perché ordinatamente non punta a plasmare uno studente come un vaso, ordinatamente punta ad aprire questo vaso. Tutto quello che noi insegniamo in realtà è intrinseco in ciascuno di voi. Noi vi insegniamo semplicemente come sfruttarlo al meglio, perché tutto quello che noi vi diamo in realtà sono capacità che voi tutte avete. Per questo a noi piace dire che ai nostri corsi non siamo professori e allievi, siamo tutti ragazzi, siamo tutti studenti con le stesse capacità, con le stesse possibilità di ottenere un buon risultato. Sta solo nell'impegno, infatti il nostro motto è l'impegno è tutto. Dunque è vero, sembra magia, ma perché in realtà scoprite voi stessi facendo il nostro corso di essere in grado di fare delle cose fantastiche senza che noi effettivamente facciamo nulla, perché sono cose che avete dentro di voi e che siete tutti in grado di poter fare. Sopravvalutato. Dici così perché ci hai provato e non ti siamo piaciuti o perché non ci hai mai provato? Non possiamo parlare di qualcosa definendolo sopravvalutato senza effettivamente averlo mai provato. Vieni a conoscerci, provaci e vediamo poi se cambi idea. Non capisco perché esaltare un corso che ti insegna le tecniche come rivoluzionario e spendere dei soldi quando magari con più fatica si possono imparare anche studiando dei libri mirati. Intanto l'hai detto tu stessa, con fatica. Perché dobbiamo sempre fare fatica se c'è qualcuno disposto a spiegarci le cose? Oltretutto, io posso prendere il mio bellissimo manuale di chirurgia e leggere come fare un'appendicectomia. Detto questo, posso alzarmi dopo aver letto il capitolo, andare da mia sorella e dirle: aspetta, adesso ti opero perché sono in grado di fare un'appendicectomia? No, abbiamo tutti bisogno di pratica, abbiamo tutti bisogno di essere seguiti. È davvero riduttivo dire che basta leggere qualcosa per poterlo imparare e per essere in grado di farlo. Quindi vi invito a riflettere su questo. Allora, arriviamo adesso alle domande un pochino più spicy. Già era alto il prezzo prima, ora è assurdo averlo alzato a 1800 anche se c'è lo sconto. Allora, qui credo ci sia stato un pochino un fraintendimento di base. 1800 non è mai stato il prezzo ordinatamente. 1800 era la valutazione del valore del corso di ordinatamente, contando qualsiasi cosa, qualsiasi sforzo, qualsiasi persona che lavora per rendere possibile le giornate di corso. Era semplicemente un'indicazione, una valutazione. Il prezzo non è mai stato di 1800. Sono sicura che è un buon metodo, ma non posso permettermelo. Allora, noi lo capiamo. Sappiamo che non è facile. Sappiamo che dietro voi studenti ci sono delle famiglie che lavorano e che non hanno avuto un periodo facile a seguito della pandemia che ci ha visti coinvolti tutti. Per questo ci stiamo attrezzando, grazie al nostro legale, in modo da poter garantire già dal prossimo corso, dalla data di agosto, che ci siano dei posti riservati in base all'ISE, in base al vostro reddito familiare, oppure pagabili attraverso un finanziamento. Ovviamente nel momento in cui questa possibilità sarà effettivamente concreta, verrete avvisati attraverso i nostri canali, attraverso il nostro sito, che vi invito a seguire, a monitorare, perché noi sappiamo che non è tutta rose e fiori la vita. Per questo noi ci teniamo davvero ai nostri studenti e vogliamo che ordinatamente sia un qualcosa di accessibile a più persone possibile, perché è una cosa talmente bella che non può essere solo per un'elite. Quindi
ci stiamo lavorando, aspettate, arriveremo. Perché costa così tanto? Questa penso sia la domanda del secolo. Allora, perché Ordinatamente costa così tanto? Ordinatamente è un'azienda, non è un'entità astratta. Ordinatamente è un'azienda, come tale ha anche delle spese fiscali a cui sopperire, ma non è quello il motivo principale, anzi. Ordinatamente conta ormai 100 collaboratori, quindi 100 persone che lavorano per noi, a partire dai coach e arrivare fino al grafico e al tecnico che rende possibile le 3 giornate di corso online. Ordinatamente quindi deve garantire un contributo economico a queste persone, deve garantire che queste persone vengano pagate. La maggior parte dei nostri collaboratori sono studenti, come voi e come me, e come tali, attraverso il loro lavoro, possono aiutare le loro famiglie, che come già ho citato nel video, non stanno attraversando un periodo facile. Per nessuno questi 2 anni sono stati un periodo facile. Ordinatamente permette loro di aiutare le proprie famiglie, di pagarsi gli studi, di sostenere economicamente le proprie famiglie. Quindi il prezzo è dovuto a questo, è dovuto al voler giustamente pagare chiunque faccia qualcosa per la nostra azienda, perché Ordinatamente non solo tiene a voi studenti, ma tiene anche ai propri collaboratori. Di conseguenza si sente in dovere di garantirgli un prezzo che sia adeguato all'impegno e al sacrificio che loro portano per la nostra azienda. Bene ragazzi, abbiamo risposto a tutte le vostre assumption. Spero che questo video abbia chiarito un po' cos'è Ordinatamente davvero, cosa sta nel dietro le quinte. Per qualsiasi tipo di informazione, se siete interessati, vi invito a compilare il form sul nostro sito per ricevere una telefonata da parte di uno dei nostri collaboratori per ricevere più informazioni. Ovviamente non si tratta di una chiamata vincolante, ma solo ed esclusivamente informativa. E appunto per questo vi invito a riflettere, a considerare davvero la possibilità di iscrivervi al corso di Ordinatamente, perché si tratta di un vero e proprio investimento su voi stessi. Non è un semplice telefono che tra 5 anni vi dirà essere troppo pieno o avere la batteria che non funziona. Ordinatamente è un qualcosa che vi rimane per la vita, che non solo può aiutare voi in quanto studenti, ma Ordinatamente viene scelto anche già da professionisti, da persone che hanno finito l'università ma che comunque sentono il bisogno di migliorarsi. Quindi a prescindere che state attraversando un periodo buio della vostra carriera universitaria o che semplicemente vogliate in qualche modo dare una svolta alla vostra vita, migliorarvi, vi invito seriamente a riflettere, a considerare la possibilità di iscrivervi al nostro corso. Vi saluto, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale YouTube per rimanere aggiornati su tutte le novità e su tutti i video che usciranno a breve. Ciao!